Ciao amici, avete mai sofferto di pancia gonfia? L'amica simpatica di turno mi chiede sempre se sono incinta. Beh, adesso ti dico come evitare questa scomoda domanda. I luoghi comuni spesso portano a errori di alimentazione, oltre che a domande imbarazzanti o maligne. Dovete sapere che anche i cibi sani, come frutta, verdura e legumi, gonfiano la pancia. Ma se seguite i miei consigli potrete dire finalmente addio alla pancia gonfia. Vediamo insieme quali alimenti evitare per la formazione dei gas intestinali. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è il solito regalino per voi. 1. Frutta. La frutta in generale fa bene, ma meglio evitare quella troppo acquosa, zuccherina e troppo matura, perché continua a fermentare nella pancia causando tensione e gonfiore. 2. Verdura. Alcune verdure, se assunte in grandi quantità, gonfiano la pancia e causano meteorismo e flatulenza. Per esempio, molte persone reagiscono a cavolfiori, cavoli, melanzane e broccoli, porri, cipolle, cimi di rapa, carote e verza. Questi cibi sono ottimi per una dieta sana, ma meglio non abusarne. Di solito la verdura cotta gonfia più della cruda, ma la risposta è soggettiva, per questo consiglio di tenere un diario alimentare e verificare le proprie reazioni. 3. Legumi. Fanno bene alla salute, ma non bisogna esagerare. È soprattutto la buccia dei legumi che provoca il gonfiore, per cui meglio quelli decorticati o di piccole dimensioni come lenticchie, ceci, fagioli piccoli. Inoltre, cuocendo i legumi insieme a un pezzetto di alga kombu, si riducono gli effetti collaterali. Oggi abbiamo visto che è meglio non esagerare con certi cibi insospettabili, altrimenti invitiamo le amiche a fare scomodi pettegolezzi su di noi. Vi è mai capitato? Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la lista dei cibi per evitare la pancia gonfia. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.